canale, come state? Tutto bene? Spero bene. Allora, sto andando avanti e indietro con l'inquadratura semplicemente perché ho cambiato spazio, cioè modo di registrazione, e lo state notando dagli ultimi video, però sono stracontenta di essere qui oggi perché parleremo di un nuovo romanzo e questa è, diciamo, la prima recensione della settimana. O la seconda, non lo so, dipende da che ordine darò questi video, perché in questa giornata ne sto registrando tre, e un po' perché voglio provare a portare sul mio canale YouTube più contenuti e variarli, non fare sempre le stesse cose. Quindi oggi, dopo tanto tempo, perché è da gennaio che non ne registro una, torniamo con una video recensione. Il libro in questione esce esattamente oggi, motivo per cui sono qui a parlarvene, ed è lui. Ve lo mostro un po' più da vicino e in realtà l'avete già visto, perché è Con o senza di noi di Valentina Sanibene, che ho mostrato nel mio ultimo unboxing che vi lascio nelle schede, che ho poi postato anche su Instagram, e ho visto che eravate incuriositi da questo romanzo. Io l'ho letto in anteprima e quindi eccoci qua. Allora, parto con leggervi la trama, poi facciamo un po' di considerazioni sulla storia di Nuvole di Tommaso e vi consiglierò se leggere o no questo libro, diciamo così. Allora, Nuvola ha passato 17 anni della sua vita ad evitare gli altri. Ai pettegolezzi preferisce il rumore del vento, alla movida delle serate milanesi con le amiche sostituisce il disegno. Il suo posto è il tetto della scuola, a 13 metri d'altezza, dove vede tutto e nulla la raggiunge. Tommaso invece i suoi 18 anni li ha trascorsi lasciandosi travolgere da un fiume di persone che reclamava il suo talento, i sorrisi e il futuro. Il suo posto è la pista di atletica, dove si allena con le dritte del coach e gli incitamenti dei compagni. Nuvola e Tommaso frequentano lo stesso liceo, gli stessi corridoi, aule vicine, ma la ragazza più invisibile e il ragazzo più in vista della scuola non si sono mai visti, non si conoscono, fino al giorno in cui si ritrovano nello stesso luogo speciale e proibito a 13 metri d'altezza, entrambi per motivi diversi. Entrambi per un segreto, entrambi in fuga da qualcosa. Forse Nuvola e Tommaso non hanno nulla di in comune, forse sono due punti opposti dello stesso emisfero. Con o senza di noi è un romanzo intenso, vivido e commovente. Valentina Sanibene racconta la storia di due solitudini che si incontrano e si scontrano per provare a guarire insieme. Allora, io ho finito esattamente questo romanzo proprio stamattina. Non so ancora bene come mi senta alla conclusione della lettura. È un po' un misto. Infatti di solito quando registro le video recensioni tendo a mettermi subito a registrare il video per non perdere tutte le nozioni che in realtà voglio trasmettere a voi, e anche per non perdere un po' il filo conduttore della storia. Non mi è successo con questo. Con questo ho dovuto lasciar passare un po' di ore. Infatti sono qua a distanza di 3-4 ore da quando l'ho finito di leggere, perché in realtà è come se la storia di Nuvola e Tommaso dovessi assimilarla io in primis. Ammetto che quando ho ricevuto la mail per l'uscita di questo romanzo sono stata subitissimo attratta dalla copertina. Questa copertina con i colori pastello, con la ragazza che sembra che stia per volare, la scritta in bianco, non lo so, mi ha dato subito un senso di pace e assolutamente ho voluto leggerlo. Ho detto no, devo leggerlo, anche perché voglio scoprire questa storia di cui in realtà tanto si parla. E quindi l'ho cominciato e devo essere, sì, vabbè, sapete i miei tempi di lettura, sapete tutto, sapete che praticamente in mezza giornata l'ho divorato, e non mi aspettavo una storia del genere. Sinceramente mi aspettavo una storia con un epilogo completamente diverso da quello che è il libro, però questo è un po' il rischio del mestiere, nel senso che tu non sai quello che ti capita, quindi diciamo che la prendi un po' così. È un libro che
che va capito, un libro che tratta tanti argomenti differenti in maniera adatta anche a persone molto più piccole, perché comunque secondo me è adatto anche ai sedicenni, diciassettenni, cioè persone adolescenti, visto che comunque i due protagonisti sono due protagonisti adolescenti. I temi al suo interno sono molto vari e a mio parere descritti molto bene. Quello che mi frenava molto di questo romanzo era un po' la lentezza con cui inizia la storia, però in realtà si tratta di una lentezza che dura solo un paio di capitoli, perché ad un certo punto poi voi vi ritroverete all'interno delle dinamiche della storia di Nuvola e di Tommaso e vorrete andare avanti, volete scoprire quello che c'è dopo, volete scoprire come vanno a finire. Due personaggi a parer mio complessi e a tratti difficili da capire per certi versi, quindi sì, due personaggi che vanno capiti, non sono, secondo me questi due personaggi non sono due personaggi che si trovano in tutti i libri. L'autrice e allo stesso tempo la casa editrice hanno puntato su una cosa unica, una cosa che non si è mai letto prima, non c'è un libro che somiglia, non c'è una base, è proprio un qualcosa di nuovo, di innovativo, di bello anche secondo me, perché si vede come le due facce di una stessa realtà alla fine, perché vediamo Nuvola alle prese con l'adolescenza, il fatto di essere praticamente invisibile agli occhi dei suoi compagni di classe, ma allo stesso tempo vediamo Tommaso che è il ragazzo più in voga, più in vista di tutto l'istituto, quindi vediamo due persone completamente diverse ma allo stesso tempo molto simili, che alla fine sono entrambe sole, perché se Tommaso ha tutto, in realtà quel tutto che lui ha non gli basta, lui vorrebbe altro, vorrebbe evadere. Nuvola non ha niente, però in realtà l'unica cosa che chiede è di scoprire un qualcosa del suo passato che la faccia sentire meno sola di quello che è. Quindi in realtà sono due realtà così simili, ma allo stesso tempo così complementari e diverse. Cioè sono due persone che si incontrano, si scontrano, si conoscono, imparano a stare insieme e ti lasciano quel senso di impotenza addosso che nemmeno io so spiegare. E un po' è quello che è, diciamo che è il fulcro di questo libro, è un libro molto commovente, io alla fine ero distrutta in lacrime, devastata e piangevo, però dentro mi ha lasciato una forte emozione, devo essere sincera, mi ha lasciato un'emozione forte, sicuramente è un libro che rileggerò, nonostante tutto è un libro che rileggerò, è un libro molto scritto davvero bene, con le giuste dosi di dialoghi e descrizioni, c'era il giusto equilibrio, con un editing ben fatto, ma d'altronde cioè, è comunque una grande casa editrice, non butterebbe mai fuori un romanzo scritto male, quindi sì, un gran bel editing, una gran bella struttura, si vede che c'è un lavoro dietro. Mi è piaciuto tutto, mi sono piaciuti anche il modo in cui l'autrice sia riuscita insieme alla storia dei due protagonisti a far intrecciare le storie degli amici, e quindi si vedono altre faccettature della vita di Nuvola e Tommaso, compresa la nonna e la madre di Nuvola, il papà e l'allenatore di Tommaso, come anche tutta la compagnia dei due ragazzi in cui si ritroveranno ad uscire. Io penso che sia uno dei più bei libri ho letto questo mese, assolutamente, questo sicuramente finisce nella top 3, non ci sono assolutamente dubbi, diciamo, e sono molto molto contenta di averlo letto e recensito per voi in anteprima. Straordinariamente per questa volta, diciamo, la recensione non uscirà sul mio blog, non è ancora disponibile, sarà disponibile da martedì
18, il libro però esce oggi. Nonostante tutto, io qua sotto nell'info box vi lascerò tutti i link, il link ai miei social e a tutto quanto, e ovviamente anche al link per acquistare il romanzo. E devo essere sincera, è un romanzo che vi consiglio, un romanzo, cioè, fisso lì, perché in realtà il libro è appoggiato lì, un romanzo che merita di essere letto e che anche secondo me merita di essere capito, compreso e soprattutto capito nella sua complessità. Quindi per concludere questa video recensione voglio fare una cosa nuova e voglio leggervi un pezzettino del libro senza ovviamente svelarvi assolutamente nulla. Infatti vi leggo le prime pagine, perché magari l'inizio di un capitolo, che dite, eccoli qua. Tommaso, chiudi gli occhi, concentrati, sei solo tu, tu e lui, tu e un fottutissimo salto. Tom piega il corpo ed è pronto a scattare, apre gli occhi. È terribilmente faticoso capire quale sia il momento, quello giusto. Lo chiama Sprank, la scintilla, quella cosa che all'improvviso fa contatto e innesca in lui la fame di arrivare. Il problema è che lo Sprank non arriva. Il ragazzo piega leggermente in curva e con un movimento sinuoso ed elegante lo fa. Salta, inarca la schiena, non guarda neanche l'asticella immobile sotto il suo corpo. Sente appena il contatto delle scapole sul materasso e si spinge per effettuare la capriola in atterraggio. Mi fermo qua. In realtà praticamente vi ho descritto la parte più tecnica, che è la vita di Tommaso. Tommaso fa il salto in alto. Come si dice questo sport? Salto in alto, fa il salto in alto. Se lo sapete scrivetemelo nei commenti. E è una parte, anche questa parte qua, da quello che vi ho letto, in realtà potete capire quanto l'autrice sia stata brava nel descrivere tutti questi dettagli. È una cosa che non si trova dappertutto, e per fare un romanzo scritto bene ad oggi, che ne escono una mole immensa e che tante volte persino noi facciamo fatica a starci dietro a quelli che escono, devo essere sincera, è stata davvero davvero brava. Quindi Martina, ci consigli la lettura di Con o senza di noi di Valentina Sannibene? Assolutamente sì, ve la consiglio con tutto il cuore. Se lo leggete, se lo acquistate, fatemelo sapere, io sono sempre pronta a confrontarmi con voi. E niente, io vi mando un grosso bacio, vi consiglio di seguirmi sui social, dove sono più attiva, maggiormente su Instagram. E niente, ci vediamo al prossimo video, che sarà prestissimo, e non vedo l'ora, perché partirà una nuova rubrica. Se non l'avete già vista, forse voi l'avete già vista, io non lo so quando e come monterò tutti i video, ma grazie per avermi seguito e un bacione grosso. Ciao!